Sarebbe facile fare una biografia di Edoardo Palomo con l'elenco dei suoi lavori. Basterebbe un copia e incolla. Teatro, cinema, televisione, musica. Edoardo era questo. Edoardo ha fatto tutto questo, dando però molto di più. Edoardo Palomo esplose con Cuore selvaggio. Fino ad allora in Italia era un perfetto sconosciuto. Ma puntata dopo puntata, il pirata conquistò il cuore di ogni singola persona, in qualsiasi paese del mondo. Edoardo era così, come lo avete visto in TV, semplice, assolutamente spontaneo e genuino. E quando sorrideva lo faceva prima con gli occhi e poi con la bocca. Prima di vestire i panni di Juan del Diablo, Edoardo aveva partecipato a produzioni di televisione importanti. Dal 90 al 92, come Yo compro esta mujer, La fuerza del amor, Alcanzare una estrella, La picara soñadora e Triangolo. Ma nessun personaggio l'aveva portato così lontano. In qualsiasi paese in cui era stata trasmessa Cuore selvaggio, si erano ripetute le stesse scene di delirio e fanatismo. L'Italia più di tutti, come nessun altro paese, lo ha amato di un amore che il tempo e la sua morte non hanno spento. In Italia Edoardo arrivò per la prima volta ospite del programma Buona Giornata, condotto da Patrizia Rossetti, a maggio del 1994. Nel giro di una settimana Edoardo si era consacrato al pubblico come uomo, persona e straordinario essere umano. Dal 94 al 96 Edoardo venne in Italia quasi regolarmente, tra ospitate e tour del disco Muovere il Tempo. Nel 1997 Edoardo gira Huracán e nel 1999 la sua ultima telenovela, Ramona. Sorprendendo tutti con la famiglia che aveva formato, con la donna che amava, Carina Ricco, e che gli aveva dato due figli, Fiona e Luca, Edoardo decide di tentare la sorte ed il grande salto nel cinema. Si trasferisce a Los Angeles, ricominciando con umiltà un percorso difficile, fatto anche di piccole parti. Edoardo girò 5 film, tra cui Rojo Amanecer, che vinse 5 premi per l'interpretazione degli attori, 23 telenovelas e più di 30 opere teatrali. Il 6 novembre del 2003, il destino decise di far entrare Edoardo nella leggenda. Il suo cuore selvaggio smise di battere. Juan è andato via. Le sue ceneri sparse nelle acque di Cancun hanno riportato il pirata a casa, senza mai cancellarlo dal cuore delle sue fan. Perché la bellezza di quel cuore selvaggio è qualcosa di così profondamente meraviglioso che niente e nessuno potrà mai cancellare.